Leggeremo un brano tratto dal libro di Gino Strada, Buscasci, Viaggio dentro la guerra. Nello scongiurare che, soprattutto in questo periodo, che i venti di terra iniziano di nuovo, di guerra iniziano ancora a tirare, tutto questo non accada. Odio la guerra, che sia fatta dai russi o dagli americani, da Osama o da chi che sia. Platone attribuisce al sofista Trasimaco la seguente frase: il giusto altro non è che l'utile del più forte. Se dimentichiamo Trasimaco, se lo censuriamo, allora ci sentiamo nel giusto. E anche le nostre azioni, almeno i nostri occhi, troveranno giustificazione. Di più, saranno giuste. In Afghanistan molti esseri umani sono morti perché a molti è stato utile e perché molti si sono sentiti nel giusto. Guardo la valle davanti a noi e le montagne tutto intorno. Qui si è decisa la fine della guerra fredda, quando i sovietici, dopo molte esitazioni, attraversarono il confine dell'Afghanistan nella notte di Natale del 1979. I gruppi islamici già organizzati in partiti erano al lavoro da 4 anni per destabilizzare la fragile Repubblica Afghana. A loro, futuri mujahideen che operano per lo più da Peshawar, sembrò giusto organizzare la guerriglia contro un governo, quello del presidente Daoud, che consideravano non islamico ed esposto al contagio sovietico. All'Unione Sovietica, che da 15 anni forniva aiuti all'Afghanistan per assicurarsi un confine amico, sembrò giusta l'invasione per aiutare il popolo afghano. Nel frattempo c'era stato il colpo di stato marxista di Taraki e Amin e per non perdere l'influenza della regione. Agli Stati Uniti sembrò giusto intervenire con fiumi di armi e denaro per combattere gli islamici. E all'Arabia Saudita sembrò giusto lanciare la tecnica del matching fund, un dollaro per aiutare la guerra santa, per ogni dollaro stanziato dagli USA per finanziare la guerra al comunismo. E al servizio segreto pakistano, l'onnipotente ISI, sembrò giusto che le armi, anziché essere distribuite a pioggia, finissero in mani sicure di fratelli musulmani fedeli alla causa. Così non c'è da stupirsi se alla fine a qualcuno sembrò giusto invitare anche i fratelli sparsi per il mondo a venire con la scusa di combattere il comunismo per addentrarsi a uccidere il fedele, il diavolo, il grande sangue. La guerra fredda, una volta diventata proxy war, guerra per procura su commissione, si è così trasformata nella guerra santa, la jihad. Tutti agirono giustamente, cioè fecero quel che loro conveniva fare, secondo il proprio interesse. E l'Afghanistan, non i deserti di roggio e di sabbia, né le fertili piane, ma i ragazzi, le donne, i bambini, i meravigliosi vecchi dell'Afghanistan, mentre tutti agivano nel giusto per la causa, i cittadini dell'Afghanistan venivano uccisi. Quasi 2 milioni, mutilati e invalidi almeno altrettanti, costretti a fuggire oltre 4 milioni. In percentuale, il 10% della popolazione è morto, il 12% è invalido, il 25% vive come rifugiato e quasi tutti gli altri sono poveri, allo stremo, disperati. E allora, nonostante tutti abbiano agito in difesa della civiltà o della libertà, della religione o della patria, del mercato e della democrazia, nonostante tutti abbiano agito per il giusto, tutto questo non è stato giusto. Finiamo il cerimoniale con l'inno nazionale, augurandovi ancora una buona festa della Madonna Addolorata e buon pranzo a tutti.